Siamo più giovani. Non si può fare. No, no, possiamo essere un ma non c'è un giorno in cui c'è un perfetto che ci sono tutti gli errori. Quindi sono per casa andato qui. Per essere di pure.
vediamo che anche da un punto di vista culturale, linguistico, il latino ha fatto sicuramente una comparsa importante nel panorama siciliano. E lo stesso Pitagora dice che grazie agli ecclesiastici moltissimi dei proverbi che conosciamo e sono presenti ancora oggi derivano da una sorta di latino biblico medievale. Ad esempio qui abbiamo un proverbio, ovvero necessitas non habet legem, che in siciliano poi sarà tradotto in necessità non habet legem, ovvero le necessità non servono le leggi, e così via per gli altri proverbi. Concentrandomi appunto sulla figura di Giuseppe Vittè, potremmo dire che lui fu un linguista ma anche un medico. Attraverso la molteplicità delle sue cariche, lui diciamo che riversò nei suoi scritti tutte diciamo, le sue conoscenze, e questo fu importante perché nella ricerca della sua grammatica non si concentrò troppo dal punto di vista grammaticale, ma da un punto di vista sociale. Infatti venne definito come demopsicologo, ovvero lo psicologo del popolo. Proprio grazie a questa caratteristica lui ricercò il concreto, a differenza di molti suoi colleghi, che appunto andavano magari a rivolgersi a un pubblico di un rango più alto rispetto a lui, che appunto cercava di descrivere diciamo, quel tipo di società di bassa lega. Quindi anche per questo divenne una sorta di scrittore del popolo, definito. E da sempre diciamo che la cultura popolare, tra virgolette, la sicilianità è stata diciamo, esportata in Italia, anche grazie a personaggi come ad esempio Rosa Palestrelli, che è appunto la figura in alto a sinistra, che è stata definita come la prima cantautrice italiana. Che nacque a Licata intorno al 1920, fu diciamo appunto la prima a parlare di temi molto forti nella sua musica, parlando anche, denunciando anche la figura della donna degli anni 50, temi di un certo spessore, come ad esempio il legame tra mafia e chiesa in quel tempo, così come anche Pirandello e Camilleri. Passando invece ai due temi principali della mia ricerca, Eros e Cibo, li ho scelti perché da sempre diciamo, fanno parte dell'immaginario del costume dell'essere umano, diciamo, e sono un nutrimento, costituiscono un nutrimento sia per l'anima che per il corpo, ovviamente. E, diciamo che sono due temi che, come ho deciso di lavorare io, si sono adattati molto al tipo di surrealismo che ho scelto di adoperare nelle illustrazioni, anche perché appunto per le forme del cibo mi è stato facile appunto cambiarlo a mio piacimento per adattarlo a quello che è stato poi il mio stile nell'utilizzo delle tavole. Per la mia ricerca tecnica invece dell'illustrazione sono partito da quelle che sono le incisioni di Giuseppe Maria Vitelli, che fu un incisore del 1600 di Bologna. Vedrò che appunto a quel tempo l'incisione faceva parte era considerato diciamo, il mezzo più diffuso di massa per appunto divulgare le immagini. E questo addirittura durò per molto tempo, fino all'arrivo dei dipinti o appunto di altre tecniche, ma appunto con l'utilizzo di un solo colore, sicuramente tra il 1600 e il 1800 era diciamo il mezzo più utilizzato. Facendo invece un paragone ai nostri giorni, vediamo appunto che l'illustrazione ha subito delle variazioni, soprattutto con il fatto negli anni di aver sdoganato dei temi, e questo lo vediamo ad esempio nelle copertine del New Yorker, che è una delle testate più importanti che utilizza l'illustrazione come narrazione nelle copertine. Vediamo che appunto temi di natura sicuramente pesante e riflessiva vengono affrontati in maniera differente, come ad esempio nel primo caso nel periodo Covid appunto
viene descritto come appunto un labirinto in un certo senso, ma in maniera molto, tra virgolette, riprende anche i colori e la struttura della copertina, o sempre nel secondo caso, situazioni di divergenze razziali, anche con una sorta di ironia e satira, vengono descritte in questo modo. Così anche come il New York Times affronta delle tematiche pesanti, come in questo caso appunto la routine del lavoro, con un linguaggio sicuramente più fresco e appunto piacevole da vedere e da leggere. Addentrandoci invece a quello che è stato il mio lavoro, sono partito prima della realizzazione delle tavole da quella che doveva essere la mia palette colori. Mi sono servito dei colori primari per iniziare, che ho successivamente trasformato servendomi degli strumenti che ho utilizzato, ovvero Photoshop e Illustrator, a seconda di quelle che sono state le mie esigenze e la mia sensibilità. Ovvero, ad esempio, questo, il celeste che troviamo a sinistra, l'ho trasformato in violetto. Da questo poi mi sono basato per appunto congiungere gli altri colori, e così da creare in questo caso, come il viola e il giallo, una sorta di una sorta di, diciamo, di unione, dato che sono appunto anche colori complementari, quindi che appunto funzionano tra loro. E poi mi sono adattato a questo utilizzando un tipo di rosso che appunto richiamava anche una sorta di richiamo alla sicilianità, come ad esempio il rosso che troviamo nei caretti siciliani o nei dipinti, così come nelle ceramiche soprattutto. E questa è la palette al completo, dove ho aggiunto un bianco che non fosse quello di sfondo, che è il bianco, diciamo, principale, ma ho usato questo bianco un po' più sporco, così da adattarmi anche alla palette scelta. Invece ci sono degli esempi di tavole. Mi sono concentrato nella parte sinistra sui proverbi con la rispettiva traduzione, lasciando anche molto spazio a quello che è stato il processo creativo, che invece riempie nella sua interezza la pagina di destra. Per farlo, appunto, come dicevo, ho usato principalmente Photoshop e Illustrator, quindi nella realizzazione delle tavole ho usato completamente il digitale, anche per distaccarmi in un certo senso da quella che è stata la rappresentazione dei proverbi fino adesso, quindi con delle tecniche diciamo antiche e datate rispetto a quello che può essere appunto l'utilizzo del digitale. Un paio di minuti. Abbiamo anche appunto altri esempi. Richiamando, cioè basandomi su quella che è stata diciamo, la mia esperienza nel corso di illustrazione per l'editoria fatto con il professor Giacobbe, ho cercato di cercare quello che è stato il cortocircuito che lui appunto ci ha insegnato facendo l'illustrazione editoriale, e che si utilizza appunto per, diciamo, ricercare una sorta di riassunto senza perdere quella che è l'essenza del messaggio che l'illustrazione, soprattutto appunto nell'editoria, vuole trasmettere. Volevo concentrare su questa illustrazione, che dove appunto il proverbio legge: da due mangi una punta in piedi, non vuole mai apportare, non si può mai apportare, ovvero due persone che mangiano molto con un solo tagliere a disposizione non potranno mai trovare un accordo. Servendomi appunto del cortocircuito di cui parlavo, ho deciso di, diciamo, prendere in prestito le figure dei samurai dalla cultura giapponese, essendo appunto una cultura eccessivamente posata ed elegante, e in un contesto come quello del Cile, soprattutto in un contesto di una divergenza per, diciamo, accaparrarsi l'ultimo boccone, ho cercato di trasformare questa sorta di duello popolare in un duello appunto tra due giapponesi, quindi tra due samurai, in maniera del tutto elegante, per appunto
contendersi il cibo. E questo appunto l'ho fatto anche con le altre illustrazioni, ad esempio con questa, che appunto descrive che il buon vino fa buon sangue, e mi sono servito di una sorta di miscuglio tra una siringa, quindi che facesse riferimento al sangue, e l'estremità, che non è nient'altro che l'estremità di un cavatappi, quindi una sorta di connubio, una sorta di tra virgolette chimera che rappresentasse, così come nelle altre illustrazioni, il tema della sua interezza. Grazie. Scegliendo la base definitiva